tutti insieme, 31 via la inauguration la. Presidente, questa mattina un altro passo in avanti verso un impianto sempre più efficiente sempre più all'avanguardia all Sì, grazie per la domanda allora stamattina si inaugura Verde 70 che è la linea a servizio della raccolta differenziata dell'umido che servirà a tutta la provincia di Arezzo e ha una particolarità molto importante, è una linea veramente a zero spreco perché quegli scarti che provengono dalla raccolta differenziata vengono portati anziché con un camion lontano in discarica chissà dove, vengono processati nella linea termica che a sua volta ci dà l'energia e il calore necessario appunto al processo di maturazione di tutta la raccolta differenziata dell'organico che diventerà compost, quindi nuova terra, nuova vita. Allora, è chiaro che questa è una struttura che ha veramente caratteristiche particolari, no? intanto molto capiente. Sì, praticamente siamo passati da una potenzialità di 24.000 tonnellate a 70.000 tonnellate, quindi possiamo serenamente affermare che c'è una capienza più che doppia in questo caso. A rimarcare proprio l'estrema attenzione che questa centrale di recupero ha nei confronti delle raccolte differenziate. È sbagliato dire che dove ci sono impianti non si fanno le raccolte differenziate, tutt'altro, è il contrario. Questi sono impianti che per la loro natura moderna hanno necessità delle raccolte differenziate, ma hanno anche la capacità, appunto, di non generare quegli scarti e soprattutto di azzerare il trasporto dei rifiuti. però, eh, ci immaginiamo non si ferma qui. No, eh, non ci fermiamo qui perché a gennaio partiranno i lavori per il biodigestore, che è un'altra parte, praticamente un altro upgrade che facciamo a questa linea, e dal quale troveremo il modo di ricavare del biometano, appunto da mettere a disposizione eh, dei cittadini. Biometano, nell'ordine di, se posso dare un numero, attorno ai 100.000 pieni di una comuna ma macchina metano. E questa è un'altra forma a zero spreco di recupero importantissima che ci permetterà di eh, rafforzare proprio la vocazione impiantistica al recupero totale, per come ci ha definito la Regione Toscana.